Ciao a tutti, cari fratelli e sorelle, cari amici e ascoltatori. Che Dio vi benedica. Allora, parlerò della salvezza di Dio. Questo è il primo messaggio di tre messaggi e cercherò di partire dal punto più importante che è per i cristiani, ma è anche diciamo per quelli che credono che Gesù sia stato semplicemente un uomo buono, o per alcune filosofie orientali Gesù sarebbe uno dei tanti Cristo apparsi sulla terra. Spiegare la vera salvezza di Dio e perché Dio ha dovuto mandarla. E quindi come facciamo a sapere che questa è la vera salvezza che Dio ha mandato? Allora, noi tutti sappiamo come cristiani, ma anche per esempio quelli che diciamo non credono in Cristo, sanno comunque la storia che ormai da più di 2000 anni viene tramandata attraverso i cristiani, no? Che Gesù è morto per noi, per il perdono dei peccati, eccetera. Che lui è venuto a parlare di vita eterna. Lui è venuto non a giudicare le apparenze e lui stesso ha amato i nemici, quelli che l'hanno flagellato, quelli che pregava per i suoi persecutori, è riuscito ad amare quelli che lo odiavano e quindi sembra una cosa così irraggiungibile per noi, no? Per ogni uomo. Perché mentre tutte le religioni, nel mondo sapete, ci sono moltissime religioni e filosofie e culture, apparentemente tutte le culture, tutte le religioni predicano amore, ecco. E poi, però, dal predicare a mettere in pratica, insomma, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. Allora, per noi umani è praticamente impossibile riuscire a perdonare uno che ci ha fatto un grave torto. E tanto più rischiare o dare la vita per uno che noi non amiamo. Appena noi, diciamo, anche con un buon cuore, cerchiamo di fare bene agli altri, appena però gli altri ci fanno del male, ci fanno un torto, ecco che noi subito. Ecco che noi subito chiudiamo il nostro cuore a loro, non, come dire, se uno ci fa un torto anche noi diciamo ci vendichiamo, e se quando cerchiamo di essere altruisti e poi magari non veniamo ricambiati, poi smettiamo di esserlo, ed è facile amare quando qualcuno ci ricambia, ma appena non veniamo ricambiati smettiamo di amare, no? D'altronde, vi siete mai chiesti perché nel mondo vi sono tantissimi divorzi, divisioni nelle famiglie, vi sono guerre? Perché mentre tutto il mondo, anche il mondo politico, mondo religioso di tutte le culture che esistono, parlano di amore, però effettivamente poi quasi nessuno lo può mettere in pratica. E allora, quindi la Bibbia dice che tutti gli uomini sono peccatori, che quando noi commettiamo il peccato rimaniamo schiavi del peccato. Quindi quando noi proviamo rabbia, rancore, risentimento, orgoglio, queste sono tutte cose che tutti noi conosciamo bene, queste sono cose che noi umanamente, apparentemente riusciamo a gestire quando tutto va bene, ma poi effettivamente quando qualcuno ci attacca, quando qualcuno ci schernisce, insomma, poi reagiamo in quella che è la nostra natura umana. Ci dividiamo, ci allontaniamo. E se non addirittura poi ci vendichiamo, oppure facciamo del male a chi ci fa del male, o lo auguriamo. Ecco, questo perché è nella nostra natura umana, perché la Bibbia dice che la nostra natura umana è caduta, ha in sé il peccato che è nella nostra natura umana.
Ora, questo perché la radice, la Bibbia ci dice che è il discorso lì di Adamo ed Eva, va bene? Quando Adamo ed Eva si sono ribellati a Dio, quindi hanno disobbedito a Dio, ed ecco che praticamente il peccato li ha separati da Dio. E questo ha causato poi la morte e ovviamente tutto poi la susseguenza che c'è stata nel mondo. Viviamo oggi in un mondo dove c'è tantissima malvagità e questa è sempre conseguenza dei peccati e degli sbagli dell'uomo, dell'umanità, che ha in sé il male nella natura. E allora, come dicevo prima, tutti parlano di amore, religioni, anche non cristiane, però, e magari anche cristiani a volte tutti parlano di amore, ma poi effettivamente noi vediamo che non tutti i cristiani mettono in pratica l'amore. E allora com'è la storia? Molti infatti poi o diventano atei o non credono perché a vedere magari il cattivo esempio dei cristiani e allora dice che è tutto falso. E allora in realtà però voglio dirvi che se uno dice di essere cristiano e poi non si comporta da cristiano, non vuol dire che il cristianesimo sia falso, ma vuol dire che quello lì è un falso cristiano. Va bene? Un vero cristiano come Gesù riesce ad amare i nemici, riesce a perdonare il torto ricevuto, riesce ad avere una pazienza che normalmente in modo naturale noi non avremmo, riusciremo ad amare anche chi non ci ama. E questo perché? Perché se un cristiano è vero e allora riceve lo Spirito di Dio, che è lo Spirito di Cristo, che questo praticamente gli permette di cambiare. Infatti, a proposito di questo, voglio leggere una parola che sta nella Bibbia, Ezechiele 36, dal versetto 24 al 27, dove annunciava poi quello che è poi venuto con la venuta di Gesù Cristo. E allora dice così, spanderò su di voi acqua pura e sarete puri, vi purificherò da tutte le vostre iniquità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito. E vi farò camminare nei miei statuti e voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti. Amen. Quindi questo poi con la venuta di Gesù, d'accordo? Quando praticamente uno si avvicina a Dio e conosce Dio ed è l'unica maniera attraverso Cristo, perché Gesù non è uno dei tanti Cristi che è venuto, Gesù è il Cristo. Il Cristo vuol dire Salvatore, Gesù è l'unico Salvatore. Infatti, fate una prova voi che magari non siete cristiani, perché attenzione, quando dicono siete cristiani, a differenza delle altre religioni, i cristiani amano anche quelli che non sono cristiani, almeno i cristiani veri. Allora, fate una prova voi che non siete cristiani, ad amare i vostri nemici, ad amare un parente, un familiare o un vicino di casa o chi che sia che vi ha fatto un torto, a perdonarlo, a riuscire, provate ad amare chi non vi ama. E quindi non proverete e non riuscirete. Ecco perché tutte le filosofie nel mondo parlano di amore, però poi effettivamente nessuno poi riesce veramente, effettivamente ad amare come Dio ci insegna. Quindi se c'è un Dio, è certo che c'è. Ce n'è solo uno. Va bene? E molti nel corso del tempo, dei secoli, sono venuti dicendo di essere venuti da Dio. Però l'unico che è venuto da Dio è per mostrare che lui veramente, Dio era in lui, era appunto non solo l'amore che lui dimostrava, lui dava una chance a chi non la meritava, no?
Perché chi è senza peccato scagli la prima pietra. Gesù disse questa bellissima frase che tutti conoscono davanti a una scena dove i religiosi dell'epoca, che erano i farisei, avevano colto in flagrante una donna in flagranza di adulterio ed erano pronti lì a lapidarla. E allora Gesù disse: chi senza peccato scagli la prima pietra, cioè se questa donna deve essere lapidata perché ha peccato, allora qua tutti dovete essere lapidati, perché, come dice la Bibbia, tutti siamo peccatori. Allora, come dice nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, versetto 16, 17, il versetto 17 dice che Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Quindi tutti noi meritiamo la condanna, perché tutti siamo peccatori. Appena magari noi cerchiamo di fare il bene, però appena uno ci fa del male, ed ecco che poi reagiremo di conseguenza, no? E questa conseguenza ci porta poi dopo a sbagliare anche a noi. Quando noi ci allontaniamo da una persona perché ha fatto uno sbaglio verso di noi, noi la giudichiamo colpevole. E magari abbiamo ragione, perché magari effettivamente abbiamo subito un'ingiustizia, un datore di lavoro. Un qualsiasi cosa che magari noi abbiamo ragione, abbiamo subito un torto. Va bene, allora noi, è giusto che paghi, è giusto, certo, però noi non abbiamo sbagliato mai nella vita e allora davanti a Dio, Dio un giudice, tutti abbiamo sbagliato nella vita ed ecco perché dice la Bibbia che siamo tutti peccatori. E allora quando noi giudichiamo quella persona che ha sbagliato, e ha sbagliato, noi lanciamo la nostra pietra. Arriva Gesù, chi è senza peccato scagli la pietra. Allora dobbiamo riflettere, io questo messaggio non solo voglio spiegare, ma voglio anche portare alla riflessione. D'accordo? Quindi la Bibbia dice che Dio non ha mandato il figlio per giudicare il mondo, ma per salvarlo. E poi sempre Giovanni 3, versetto 16, dice che Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Ok? Quindi che cos'è la salvezza di Dio e perché Dio l'ha mandata? Quindi la nostra natura è peccaminosa, in noi c'è il male, però c'è anche il bene. C'è bene e male, va bene? Però quando noi compiamo il male rimaniamo prigionieri del male, rimaniamo prigionieri della rabbia, rimaniamo prigionieri di quei sentimenti. Ho conosciuto persone che per anni, e conosco persone che dopo tanti anni ancora provano rancore per quella persona che gli ha fatto un torto e ha fatto del male. E questo è un veleno che ci avvelena dal di dentro, dall'anima, e poi tante volte poi vengono delle malattie che poi sono conseguenza anche di malattie interiori. Va bene? Allora non esiste nessuna religione al mondo che c'è un Dio che viene a farsi uomo per pagare il prezzo della condanna dell'uomo stesso. E quindi esiste solo un Dio che ha fatto questo, ed è il Dio cristiano che ha mandato Gesù Cristo, perché Dio, essendo immortale, non può morire. E allora ha dovuto, nella persona di Gesù di Nazareth, nato per opera dello Spirito Santo nella Vergine Maria, fatto di carne e ossa e perfettamente umano come tutti noi, ma lui dentro di sé non era come noi. Allora Gesù non era semplicemente un uomo buono. Gesù non era, come alcuni dicono, un povero Cristo, che era lì, l'hanno condannato e basta, è finita là. Giovanni capitolo 10, versetto 18, Gesù dice che lui stesso ha dato la vita, lui l'ha deposta da se stesso, cioè è lui che ha scelto. Quindi vedete, come dicevo prima, c'è un solo Dio, e quindi Dio ha creato il mondo, Dio ha creato noi, e allora Dio nell'amore smisurato che ha per noi, vedendo che l'umanità era incapace dopo essere caduta nella malvagità, nel peccato, era incapace di redimersi da sé. E allora ci voleva un Cristo, ci voleva un Messia. E
di propria volontà. Non perché l'uomo l'avesse richiesto, ma è Dio che per amore dell'uomo si è fatto uomo per dare la vita per noi. Ma perché ha dovuto fare questo? Non c'era un altro modo? Dicono magari le persone incerte, incredule, confuse. Dunque, la natura umana è caduta e c'ha la ribellione e il male dentro di sé. È come un tavolo che non ha le gambe. Questo tavolo non riuscirà mai a stare in piedi da se stesso. Ecco, noi non riusciremo mai a redimerci da noi stessi, neanche se facciamo buone opere. Perché a volte uno dice: io non ho fatto mai male a nessuno. Sì, però non hai mai sbagliato nella vita, non hai fatto mai uno sbaglio, non hai fatto mai un torto a qualcuno, anche per sbaglio, eh? Non hai mai detto una parolaccia a qualcuno, non hai mai dato uno schiaffo a qualcuno, non sei mai stato egoista. Ed ecco che, allora, capisci che è impossibile senza Gesù superare questo ostacolo. E quindi, come ho letto prima nel passo di Ezechiele, quando noi appunto conosciamo Dio nella nostra vita, Dio ci dà uno spirito, che è lo Spirito Santo, che è lo stesso Spirito di Gesù, lo Spirito di Cristo, nei nostri cuori. Quindi ci dà uno spirito nuovo, quindi ci dà un qualcosa che noi non abbiamo e che hanno perso Adamo ed Eva. Perché quando il peccato, dice la Bibbia, che ci separa da Dio. Quindi quando noi pecchiamo, automaticamente noi ci separiamo da Dio. E quindi Dio ci dà uno spirito nuovo. Non solo per purificarci dalle impurità, dai peccati, ma dice per darvi un cuore di carne al posto di un cuore di pietra. Quindi Dio ci dà una trasformazione dentro di noi, cioè è quella che avviene in quello che studieremo nel secondo audio, dopo di questo, la nuova nascita, che Gesù parla con Nicodemo di questo. Quindi ci vuole una nuova nascita, e questo senza lo spirito dell'unico e vero Dio, che attraverso Cristo ci dà. Non può accadere questa cosa. Ma quando questa cosa avviene, quando tu sperimenti Gesù nel tuo cuore, quindi l'amore di Dio che è in Gesù, e allora tu riesci dopo ad amare i nemici, tu riesci a perdonare chi ti ha fatto del male, riesci ad amare anche chi non ti ama. Ci siamo? Quindi è per questo che ci sono tante religioni, tante filosofie in giro, culture che tutte parlano di amore, ma poi appena succede qualcosa tutti reagiscono occhio per occhio. Perché c'è un cuore di carne, un cuore di pietra, chiedo scusa, un cuore di pietra, cioè un cuore umano, che dal cuore umano Gesù ha detto non viene niente di buono, viene il male, quel male che è dentro di noi, cioè nella nostra natura. E quando diciamo cuore non parliamo dell'organo che pompa il sangue, il cuore è l'anima. Quindi stiamo parlando di realtà dell'anima. E allora, senza lo spirito di Dio che si ottiene in Cristo, l'essere umano non può cambiare. Cadrà sempre, come un tavolo che gli mancano due gambe, cade sempre. Tu lo tieni in piedi, ma dopo cade, lo rialzi e cade di nuovo. È così. Non ce la faremo. Ci vuole Gesù, ci vuole un Messia. Allora, come facciamo a sapere che Gesù è il vero Messia? Perché voi provate, provate e vedete che Gesù funziona. Provate a fare un incontro con Dio attraverso Gesù nella vostra vita e vedrete che se invece voi lo fate, e nel secondo audio spiegheremo come fare, come si fa, e allora viene lo Spirito di Cristo in noi e questo genera in noi un cambiamento. Quindi, come ho detto prima, riusciremo ad amare come Gesù. Non saremo mai come Lui, però saremo simili a Lui. Gesù pregava per quelli che lo facevano del male, allora noi pregheremo per chi ci ha fatto del male. Gesù ha dato la vita anche per chi non amava Gesù.
E quindi anche noi magari, come dire, daremo la vita anche per quelli che ci non ci amano. Ovviamente dare la vita non è solo la morte, eh. Dare la vita ci sono tanti modi, cioè quando tu ti sacrifichi, fai un sacrificio, non pensi a te stesso, pensi all'altro, diciamo che stai in una certa porzione dando la vita, cioè ti stai sacrificando per una persona ed è facile farlo per chi tu ami, ma quando tu c'hai Gesù riesci a farlo anche per quel che non ti ama. Ed è per questo che Giovanni sempre scrive in 1 Giovanni 2,5 che quando uno osserva la parola di Dio, in lui l'amore di Dio è veramente completo e da questo conosciamo che siamo in lui. Ecco, ci sono tanti dì e tanti dei in giro, ma uno è vero, tutti sono falsi. Qual è quello vero? Quello vero è quello quando tu praticamente sperimenti queste cose qua che stiamo leggendo. Sperimenti queste cose che io sto dicendo. Quindi da questo conosciamo che siamo in lui, cioè da tutti parlano di Dio, ma da questo conosciamo che tu Dio lo conosci, appunto dall'amore. E per avere questo amore tu devi conoscere Dio e per conoscere Dio è Gesù il modo. Perché chi ha visto lui ha visto il Padre. Quindi chi conosce lui conosce il Padre. E allora ricevi lo Spirito di Gesù, che è lo stesso Spirito di Dio, e allora avviene un cambiamento dentro di te, che sono stato quello che ho spiegato fino adesso. Va bene? Allora perché Dio ha dovuto fare questo? Ecco, veniamo a questo punto. Perché non c'era altro modo. Non c'era altro modo. Perché per pagare il peccato, diciamo, che è la morte, che ha causato la morte dei nostri progenitori, Adamo ed Eva. E certo, noi non abbiamo commesso noi personalmente il loro peccato, no? Però nasciamo perché la morte attraverso di loro e il peccato si è esteso a tutti gli uomini, al mondo, va bene? Quindi noi nasciamo mortali, perché? Perché la morte è entrata nel mondo, la morte che prima non c'era, che Dio non ha mai creato. E quindi ci voleva un qualcuno che morisse pagando quel prezzo, che però morisse in santità, cioè ci voleva un uomo santo e non esistono santi perché tutti siamo peccatori, quindi ci voleva un Cristo, ci voleva un Salvatore. E infatti di questo Romani capitolo 5 parla bene di questo, e leggo dal versetto 17 al 19, dice: infatti, se per la trasgressione di uno solo la morte ha regnato a causa di quell'uno, cioè Adamo, molto più coloro che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo di quell'uno che è Gesù Cristo. Per cui, come per una sola trasgressione la condanna si è estesa a tutti gli uomini, così pure con un solo atto di giustizia la grazia si è estesa a tutti gli uomini in giustificazione di vita. Infatti, come per la disubbidienza di uno solo, i molti sono stati costituiti peccatori, così ancora per l'ubbidienza di uno solo, i molti saranno costituiti giusti. Ecco qua, un po' ripete lo stesso concetto per tre volte, enfatizzandolo in tre modi diversi. Qua sta dicendo che per colpa di Adamo ed Eva, il peccato e la morte è entrata nel mondo e così la morte e il peccato si è estesa a ogni carne. Ma attraverso un solo atto di giustizia, cioè il sacrificio di Cristo, va bene? La grazia si è estesa a tutti gli uomini per la giustificazione di vita, cioè per darci la vita, per riscattarci dalla morte, per liberarci dalla schiavitù, del peccato. E quindi solo un Cristo poteva fare questo, solo Gesù. Quindi Gesù non era un uomo normale, perché lui è risorto. Va bene? Quindi, perché Dio ha dovuto fare questo? Perché ci ama e allora ci ha donato suo figlio finché per tutto il mondo, per tutto il mondo, ci cioè ha pagato per tutti con un solo atto di giustizia, cioè con un solo sacrificio. E allora con un solo sacrificio lui ha pagato per tutti i nostri peccati, quelle flagellazioni, quei chiodi, quelli erano i miei, i tuoi, i nostri peccati, ok? Gesù ha pagato. E con la sua morte
pagato quello che era il prezzo della morte con la morte stessa. Va bene? E con la sua resurrezione, ecco che tutti quelli che entrano in questa salvezza che Dio ha manifestato al mondo, entrano nella vita. Quindi non più la morte, ma vita eterna. Va bene, infatti c'è un'altra scrittura che dice in Giovanni 5, versetto 24, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha vita eterna e non viene in giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. Ecco, quindi attraverso Gesù, noi, su di noi tutti pendeva la condanna, perché Dio è santo e quindi il peccato non può resistere davanti a Dio, quindi noi tutti, su di noi tutti pesava la condanna dei nostri peccati, va bene? E quindi ho peccato la morte, va bene? Però attraverso Gesù tu vieni riscattato, lui ha pagato al tuo posto quella condanna. E quindi non vieni in giudizio, perché Gesù ha pagato il tuo posto. E quindi non vai nella morte, ma sei passato dalla morte alla vita, e di vita eterna. E questa è la grazia di Dio, cioè un favore immeritato, che solo un padre può fare, il padre d'umanità, come qualsiasi padre che è pronto a dare la vita per i suoi figli. Così Dio, va bene, il suo amore per noi. Ci siamo? Quindi questa è la salvezza di Dio, e è la vera salvezza. Romani 6, 23, così come il salario dice del peccato la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. E Atti 10, 43 dice, di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Perché? Perché Gesù ha pagato Lui i nostri peccati. Li ha pagati Lui, e quel sangue che ha versato, va bene? Ogni goccia di sangue era per ogni tuo, ogni mio peccato. Quindi, cari fratelli e amici che magari non credete in Gesù, fate una prova. Mettete la prova a Dio. Dio certamente vuole nel suo amore che ogni essere umano lo faccia la sua conoscenza. È l'unica maniera, attraverso Gesù Cristo. Non c'è un altro modo. Tutte le altre religioni che ci sono, che rispettiamo assolutamente, però non portano, tutte parlano di Dio, ma come ho spiegato all'inizio, tutti parlano di amore, però nessuno sa mettere in pratica. Perché? Perché non hai Gesù. Se non hai Gesù Cristo nel tuo cuore, tu non riesci ad amare come veramente qua il Vangelo ci insegna, va bene? Se voi accendete la TV, i telegiornali parlano, i politici dicono di voler fare qualcosa per fermare i femminicidi, per fermare gli stupratori, il male, e cercano di fare, dicono di voler fare, ma sono soltanto illusi e anche bugiardi, perché quello che dovrebbero fare non lo fanno. Se i genitori insegnano il Vangelo ai figli e i figli crescono coi valori del Vangelo, va bene, oggi io credo che ci sarebbe il 90% in meno dei femminicidi, degli omicidi, degli stupri e di tutto, insomma, quello che di scabroso e di malvagio noi sentiamo ormai nella nostra vita quotidiana, in giro e anche intorno a noi. Va bene? Quindi questa è la salvezza di Dio. Gesù Cristo. Va bene? Lui ci riscatta dalla morte, perché ha pagato al nostro posto, e ci regala la vita eterna. Va bene? E nel secondo messaggio spiegherò, come si diceva, che cosa accade esattamente quando questo avviene nella tua vita. Va bene, quindi sarà un messaggio anche quello molto interessante. Dio vi benedica, un abbraccio a tutti e scrivetemi se avete dubbi, domande o richieste.
Dio vi benedica.